Una bellissima vittoria, molto sofferta, un primo set che è terminato 31-29, avevamo idea che la partita durasse 4-5 ore. E una partita che vi ha visto iniziare con difficoltà e poi qual è stata l'arma vincente che ve l'ha fatta spuntare dal secondo al quarto set? Beh, intanto sapevamo che venire in questa fossa dei leoni sarebbe stato molto dura come partita, quindi anche noi eravamo partiti già con l'idea di fare una battaglia bella grossa. L'arma in più, diciamo, che è stata una maggior concentrazione nostra, una volta che avevamo capito come assestare muro difesa su ogni giocatrice avversaria, lì abbiamo trovato un pochettino più la quadra. E poi in attacco stiamo lavorando bene, anche la scorsa settimana abbiamo fatto una partita in attacco impeccabile. Oggi abbiamo sbagliato qualcosina in più, però diciamo che quando uno rischia, perché contro squadre del genere non ci si può permettere di fare sempre pallette, di tirare al 2 all'ora, quando uno rischia ci sta qualche errore in più. Li abbiamo limitati al massimo e questo ci ha portato, insieme alla correlazione muro-difesa, ci ha portato a vincere poi gli altri tre set successivi. Cesaroni e Luciani, due martelli che si sono fatti sentire e da un certo punto in poi non hanno trovato più opposizione. No, come dicevo prima, stiamo lavorando molto bene in attacco. Partita scorsa Cesaroni 23 punti, comunque Luciani 18, quindi questo significa che abbiamo 2/3, perché io non tolgo, anzi 4, perché non tolgo né la Diaz né la Tozzo dai nostri vettori d'attacco principali, che stanno andando a tutta birra, come si suol dire. Quindi quando prendono bene il ritmo inizia a essere difficile murarle e difenderle. Va detto che naturalmente questo è figlio anche del fatto che la palla arriva bene al palleggiatore, perché se il palleggiatore è in difficoltà... Ovviamente era per fare due nomi, ma la squadra ha giocato bene nel complesso. Ora vi trovate a 52 punti, e un pensierino al primo posto? Beh, diciamo che noi andiamo avanti partita per partita. Primo posto è logico, ci si pensa, tanto stai lì, ci pensi. Io non guardo indietro nella classifica, guardo in avanti, quindi il nostro obiettivo è sempre comunque cercare di rosicare più punti possibili a San Giovanni in Marignano e poi sarà il campo a determinare chi arriverà primo. Qual è stata l'arma vincente che vi ha fatto vincere? Dunque, io penso che l'arma vincente sia stata la tenacia. Comunque ci abbiamo creduto fino in fondo, e gli sforzi, la concentrazione comunque ci hanno ripagato, ecco. Tu stessa hai fornito una buona prestazione, sei partita dalla panchina, poi il coach non ti ha tolto più, quindi una mossa che si è rivelata azzeccata. A quanto pare stavolta sì, io penso che comunque nella nostra squadra siamo tutte intercambiabili, quindi una volta l'altra, tutte sempre tutte pronte, ecco. Una sconfitta per 3-1 che lascia l'amaro in bocca, perché in quel secondo set potevate portarvi sul 2-0 e poi cosa è successo? Sì, come dicevi tu, avessimo vinto magari quel secondo set forse la partita cambiava, no? Diciamo che nella seconda parte di quel set probabilmente siamo un pochettino calati in ricezione, no? Perché abbiamo preso anche qualche ace diretto e forse qualche palla di contrattacco, su qualche palla di contrattacco potevamo fare meglio, no? Però ci sta che magari non si riesce a giocare sempre ad alto livello come era successo nel primo set e che si fa qualche errorino in più. È chiaro che poi andando avanti, no, terzo e quarto set, forse dovevamo stare un pochettino più attenti, no, cercare di rimanere più in partita e fare quello che avevamo fatto nel primo set, in cui abbiamo giocato secondo me una buona pallavolo. È chiaro che se riusciamo a giocare con quell'intensità, no, si riesce a fare bene anche contro queste squadre, che sicuramente sono squadre attrezzate. Se si cala un po' di intensità, poi è chiaro che si fa fatica. E l'impressione dagli spalti era di una squadra che
a un certo punto della partita, appunto come dicevi tu, dal terzo set forse era calato un po' fisicamente, una nostra impressione? Secondo me sì, forse un po' di calo fisico, no? Ci poteva essere, i primi due set sono stati molto intensi anche loro, no? Se andiamo a vedere un pochino, secondo me erano calati. È chiaro che perdere un secondo set in quel modo, secondo me un po' poi anche a livello di testa lo risenti, nel senso che siamo un po' calati di concentrazione, insomma, su quello che dovevamo fare, no? Anche un po' sull'aggressività. Quindi direi che quel secondo set secondo me è stato abbastanza decisivo in questa partita. Però vabbè, prendiamo anche quello di buono che è venuto, nel senso che siamo riusciti a giocare comunque sia alla pari contro una buona squadra, no? E a tratti secondo me anche meglio. Beh, ovviamente come pubblico vi ringraziamo per il bello spettacolo che avete offerto. Sabato prossimo contro la prima della classe, nulla da perdere. Sì, sapevamo che in questo periodo abbiamo delle partite importanti e difficili, più che importanti secondo me difficili, perché poi sappiamo che comunque sia la classifica un po' ci sorride, nel senso che comunque sia alla vigilia di questa partita avevamo 4 punti di vantaggio, no? Sappiamo che queste due partite, che quella di stasera e la prossima, erano partite dure, insomma, quindi ci sta, insomma, che uno magari non guadagni punti in classifica, no? Però è chiaro che sabato andremo a Rimini per cercare comunque sia di fare bene e di fare punti per la classifica, ecco.